che nella semifinale nel Cagliari sono usciti due giocatori acciaccati, probabilmente il Cagliari non avrà recuperato questi due giocatori acciaccati nella semifinale, però abbiamo visto che sono oltre 20 i ragazzi del Cagliari, quindi una rosa ampia a disposizione questa sera per contendere questo trofeo, 29esimo edizione Memorial Mazza all'Atalanta. A pochi chilometri c'è Zingonia, quindi siamo in provincia di Bergamo, e quindi folta rappresentanza dei sostenitori, tribuna gremita. C'è anche l'emittente di Treviglio, Tribuna TV qua. L'11 giugno del 1990 ci lasciava Ambrogio Mazza, presidentissimo del Circolo Sportivo Trevigliese. Da allora è nata l'idea del Memorial Mazza, un torneo dedicato ai giovani, alle brillanti promesse del calcio, e stasera si perpetua il ricordo per il 29esimo anno di fila. Con Ambrogio Mazza, in questo minuto di silenzio, vogliamo ricordare tutti gli amici che ci hanno lasciato. C'è purtroppo un leggero ritardo sull'orario ufficiale d'inizio della partita, circa una mezz'ora, ma thank you.
YouTube. Ma ci sono anche loro. Facebook,
Tribuna TV, questa qua di Treviso. Tutte le partite mi danno lo stesso. Quello bravo. Diamo un attimo, Gigi, esemplate. No, mangi più o meno. No. Ricordo agli amici che ci seguono che dalla settimana prossima incominceranno le Final Four di tutte le categorie, Under 15, Under 16, Under 17. L'Atalanta è una grande esclusa, proprio questa squadra, ma è uscita ai quarti di finale con la corazzata Juventus, con un giocatore tra gli altri, Chibozzo, che ha segnato 3 gol, quindi un prospetto, un profilo di sicuro avvenire, questo ragazzo della Juventus, anno 2003. Poi una sconfitta all'andata, proprio Zingonia, di larga misura, e poi un pareggio al ritorno a Vinovo, però l'Atalanta è stata eliminata dalla Juventus, secondo me era una partita fra titani e l'ha spuntata la Juventus. Quindi ci sarà Juventus, ci sarà Inter, lo scontro in semifinale. L'Inter che si è sbarazzato del Milan, 3-3 all'andata, 1-1 al ritorno. Le prossime settimane in Romagna si giocheranno le finali di tutte le categorie, Under 15, Under 16, Under 17. Minuti di gioco, partita che non ha ancora offerto spunti interessanti, nessuna delle due squadre si è resa pericolosa e quindi nessuna palla gol. Thank you.
blocca il risultato l'Atalanta, un po' a sorpresa, è la prima conclusione in porta della partita, siamo al 13°, un po' sorpreso anche il portiere, un tiro da fuori area che sfugge, non trattiene, quindi vantaggio l'Atalanta con il gol del numero 10 Oliveri. Atalanta 1 Cagliari 0. È stato forte il tiro, ma è stato un po' il portiere a il portiere ha un po' la responsabilità, però sono giocare di sera, adesso c'è ancora una conclusione del numero 9, anche lui finita alta sopra la traversa, ma prende gli applausi dalla tribuna. L'autore del gol, il numero 10 Olivier, un po' galvanizzato da questa sua, ha fatto due cose belle, prima un recupero elegante, poi con un colpo di tacco che ha servito un suo amico, poi questa, vedete come può un gol caricare un giocatore, poi si concede delle licenze anche stilistiche. Adesso sta giocando bene l'Atalanta.
vedete che bel pallone che ha messo dentro uno dei gemelli, se non sbaglio. Pallone morbido. Adesso si fa vivo il Cagliari con questo tiro leggermente deviato da lunghissima distanza. Evita il calcio d'angolo il portiere con un tuffo sulla sua sinistra. Pallone che sarebbe finito in calcio d'angolo, non importa. Però per evitare guai peggiori, perché anche un calcio d'angolo può diventare un'arma pericolosa in mano agli avversari. Atalanta che sta imponendo il suo gioco a un Cagliari che adesso sta subendo un po', anche se il numero 7 che abbiamo già visto giocare semifinale un'ottima partita sulla destra con le sue scorribande pericolose. È dotato di grande velocità anche col pallone al piede, ma anche una buona visione di gioco come in questo caso. Thank you.
ancora, si lascia sfuggire il portiere, forse è l'illuminazione che lo inganna. Vedete che stavolta per fortuna sua il pallone non è finito in porta, ma probabilmente un po' ingannato dall'illuminazione, dai riflettori della... ha avuto la meglio nel duello personale il numero 3 dell'Atalanta contro il numero 7 del Cagliari. Non mi sembra Ceresoli il numero 3 dell'Atalanta, è andato a chiudere benissimo sull'insidiosissima puntata verso l'area del numero 7 del Cagliari. Adesso c'è un fallo a favore del Cagliari, siamo nella tre quarti, siamo all'altezza del vertice dell'area dell'Atalanta. Pallone che verrà messo a spiovere dentro l'area. Sono altissimi i giocatori del Cagliari, si portano avanti. Pallone tagliato, allontana però la difesa dell'Atalanta. Corpo tra il numero 10 dell'Atalanta e il numero 5 del Cagliari, alla meglio difensore del Cagliari. ...31 minuti di gioco, 1-0 risultato in questa finale del 29esimo Memorial Mazza di Treviglio. Vedete che cerca il, chiede il pallone sulla destra. Ma
questi tornei c'è bisogno di vedere. Ma non sapevo perché. C'è un problema, Thank you.
posso un attimo importunarla? Lei ce l'ha il biglietto di ingresso? Sì. Che colore è? No, ci ho guardato 3-4 volte. Va bene. Eh? Come non sono no, che non ho vinto. Ah, va bene. Va bene. Va bene. Mi bacchettano, un po' mi fanno. Ti ricordavi di noi? Io sono quello delle pubblicità. Quello che mandavo le Nava Game, no. Io ecco, vedi che mi ricordo ancora. Ho messo like al video che hai messo. Sì? Ma con chi giocate? Abbiamo giocato la prima, ripreso prima. Sì. Ma avete cambiato squadra allora? No, sempre della Trinity. Abbiamo giocato la Trinity. Sì, ma l'avete vinto? Sì, contro il Montaporto. Sì. Sono suonato. Sì, sì, sì. Avete vinto. Lui ride. Ride. Ma è dalle 4. Poi stasera mi hanno detto, ma non potevi filmare la partita. La seguiamo su YouTube. Lo so, anche lui è un grande amico, lui mi ha fatto da aiuto regista Lia. Comunque lui commentava. Ci sono andato ancora. Sì, ma hanno anche lì. Io non riesco a capire. Sai che non mi ricordavo proprio giocavi nella Trinity? Credevo che era, aspetta, un'altra squadra. Sono suonato. Beh, comunque avete vinto, dai. Dopo la riguardo quella partita lì. L'hai già rivista? Hai già caricato tutto? Sì, sì. Questa è quella pubblicità. Adesso? È vero, io sono quello che ho già visto pubblicità dei subito. Degli yogurt.
Ti ricordi bene allora, eh? Ma... No, ero io quello che aggiornava il rigore. Ero io. Lui aggiornava i rigori. Faccio piacere. Ma... Esordienti? Ultimo anno. Chi è che ha preso la traversa? Chi ha preso un gran bel tiro, fatto, diglielo. Maggiore, vero? Eh? Anche Paolo Sottuzio. Dove è finito il tuo iPad di risultati? Adesso uso quello. L'ho lasciato in giro, l'ho perso, me l'hanno... Sono incidenti di percorso. E che ha messo l'1-0 a Calabria. È lui che ha colpito la traversa. No, la traversa sul tiro da fuori. Allora palo, vedi. Bravi, dai. Metti anche il marcatore. Oh, ci vuole in due per mettere il marcatore. Ci vorrebbe uno vicino a me che... Computer. Non c'ho il telefono. Adesso non c'è. È uguale al... Ti ricordi? Ti ricordi che me lo... Quel torneo lì è sempre più bello, però hanno sempre più guai lì. Io non lo so anche lì. Perché? Perché lì dipende da come gira la luna. Hai visto la palla? C'era Inter Milan alla finale quest'anno. Ha vinto il Milan. Ha giocato bene, aspetta, Una squadra... La Varesina ha giocato molto bene. La pubblicità puoi ancora metterla su? No. Ah, non fai più la pubblicità? No, che no. Che cosa c'è? No, non faccio più pubblicità. Ma chi fa? Se no, che pubblicità è? È il tuo lavoro. Io fa perché è per passione. Io produco yoga. Ah, è per questo. Per quello. Yogurt e yogurt speciali. Ma facendo questi video ti danno i soldi? Dipende dalle visualizzazioni. No, no, no. Ma se fai 3 milioni di views. No, io so. Mamma Kai. Tipo d'oro lei. No, è uno dei tornei più belli categoria primavera. Che squadra ti fa? C'è Juventus, Milan, Torino e Inter. Mamma Kai non prima... Sì, lo organizza bene. Rigore! No! Rigore. Ma chi per l'Atalanta? Sì. Blocca che voglio aggiornare il gol. Traverso. Come si faceva? Allora, se segna il rigore, l'Atalanta su uno lo mandi a due. E faccio e poi aggiorni, sì. Ci siamo traverso. Dagli 11 metri. Ma era rigore, io non l'ho mica visto. Sì, era rigore? L'ha tenuto la tiratura. L'abbiamo visto da noi Borgo. Non ce l'ho neanche. Attenzione, è posso aggiornare? Bel rigore, però. Portiere, dopo la propaganda si è arrivato. E non ero più live. Hai visto la papera? La papera, guarda adesso, ma che parata. Di Piacenza, provincia. Hai visto? Hai Piacenza, provincia. Sì, comunque avete vinto un bel torneo. Peccato che non sei venuto a Monaco a filmare. Siete andati a Monaco? L'abbiamo vinto. No, sempre con la Tritium. Ho fatto gol di rovesciata, grazie. Sì. Ma tra un po' segnavo anch'io. Ma secondo voi fare questi filmati qua è bello o brutto? No, è bello. Per noi è bello. È bello per aggiornare. Non hai potuto aggiornare. Ma se tipo io metto grande si ingrandisce il risultato. Sì. E dove è schiosso? E i penalty show. I calci di rigore. Adesso dove?
provincia di Piacenza. E va fino ogni volta a Piacenza? So, 100 chilometri. E vabbè, ma si dovrebbe far pagare. Oh. Segno. Ma tutti i giorni, anche domani. Ah, quindi dai. Anche domani. Domani c'è Inter Genoa Under 17 partita di ritorno. A Interelli. 1-1 hanno pareggiato e il Genoa deve vincere per forza. Ma come fai a conoscere tutti questi tornei? A sapere che di qua c'è un torneo? Li guardo un po' su internet, vedo. Ma ti danno la tua posizione? Ogni tanto, non sempre. Cioè, ovviamente devi averlo. Quest'estate c'è un torneo a San Pellegrino. Lo so, lo so, è bello. Io vado. È bello quel torneo. Però lì ti fanno anche lì, c'hanno loro. Dove no? A San Pellegrino, in montagna. A un'ora da qua. Brava! Se ci sei mi dai un passaggio e andiamo su. Oh, ma mi seguite ancora? Io sì. Ah, meno male, perché voi siete... Voce 6.200. 6.100. Perché voi siete i miei, lo sai, i miei... Io gli commento pure il post, ma è concentrato nella partita. I miei geni amici... no, vedi che io non li vedo, non li posso vedere. Ci sento. Sì. Saluto a casa. Bravo. Ciao mamma. Ci state guardando. Poi posso aggiornare. Se no, perché non è che... Ma questo... A che minuto siamo? Sei mai andato a vedere la partita 50. Di Serie A? No. Ho visto il suo video che aveva fatto tipo Inter Manchester City. Con, però non l'hanno più fatto quel torneo. No. È il torneo dell'UNICEF. Ah, grande, ecco come appare. Che bello che è. Vedi? Me lo ricordo anche lo metto. Vedi che lui è il regista. Io sono tipo il DJ. È il regista. Quando l'arte ce ne presa, può tornare indietro. Lui ha un futuro da. Si chiama 192 da giornalista sportivo. Commenti le partite? No, le riquadre e basta, non sento. Sei fortunato con loro. No, non l'ho vista tutta attenzione qui. Tanto la testa. Visto che parlava. Io sono lei, Trevisani e Frio Bergomi. Trevisani è il mio preferito. Anche se è interista. Quanto l'ha pagata questo set? 1.500. Prova bella questa telecamera perché dà. Ma quanti iscritti ha ora su YouTube? Tipo 4.700. Ma non tanti. Per tutto quello che. Ma la seguono nelle dirette. Sì, ci sono sempre circa 2-3 persone. Sì, diretta. Saluto a casa. Ciao mamma. Ma sono sicura che c'è mia madre lì che guarda la diretta. Aspettate le premiazioni. Sì. Guarda quelle. No, le premiazioni no. Dopo c'è un bel viaggio. Esatto. Quant'è da qua? Hai visto però 100 che... 100 km qua tutto qua. No. Che macchina c'ha? Ferrari. Un cubo. Cubo. Cos'è? Cubo rosso, Fiat. Cubo. Sai un camioncino. No. È una macchina. È una... No, è tipo un po' più della Panda. Basta che vada. Gira, molto bene. Adesso ci voglio 20 minuti. Ecco, se la chiude. Io 40 però avete visto com'è. Bello! 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 Io ho detto, io prima della partita ho detto, ma Cucci sei sempre uno
Sai però che il coach avete... è venuto qua a fare a filmare? Ho visto Atalanta Genoa. No, non lo sapevo. Però allora vedete com'è bella, no? Il calcio. Ma il mondo è piccolo. Oh, io non vi ho riconosciuto che stavate giocando. Abbiamo giocato è vero, no? Ma perché? Ho in mente un'altra squadra, non la Trittico. La Giana. E bravo, la Giana. La Giana. Ma perché in quel torneo lì eravamo giovanile della Giana. Perché in quel torneo lì eravamo giovani professionisti. Ma infatti. Lo sai che hai filmato il nostro mister quando ha giocato col Monza? Sì. La finale. Giana era mini Monza, under 17. Sì, che eri tipo, non mi ricordo dove. Ah sì, a Piacenza, Carpanezzo. Sì, bravo. Con l'under 17. Ah, il vostro mister ha vinto 2-0. Sì, hanno vinto il torneo. Ma era lui fa il preparatore atletico. Vorresti vedere lì. Ah, l'ho conosciuto allora. Simone Villo. Sì, l'ho conosciuto. Perché lui era in tribuna, non era in panchina. Ah, è vero. E abbiamo scambiato due parole, c'era un altro, mi sa. Credo, vedi com'è piccolo il mondo. I talcati c'erano. No. Viene giù in Toscana? No. Ci siamo noi. A Empoli. Già non mi fanno fare niente qua. No, a me servono. Ma se lei viene fino a qua e gli dicono che non può entrare, cosa fa? Vabbè, se no al massimo fa? Viene qua solo per guardare. Esatto. Ma... è sempre 1-0, sì, che mi sono perso. Questo qua, il 2 è in sovrapposizione buona. Sì. Dai, attenzione. Dai, segna. 1 contro 1, spezza. Oh, torna in gol. Mamma mia. Sono loro i due gemelli? Sono loro, eh. Quello che gli ha dato il pallone è quello che ha tirato. Che numero avevi? 5. Dopo me la vado a rivedere. Io il 7, sono molto bravo. Perché ormai sono. Quello che l'ha lasciato andare lì uno, quello molto tempo. Io il 7. Guarda, oh, comunque, dove siete? Tira! Dai, quando lo vuoi! No! Vabbè, io lo metto grande. Bravo. Nel dubbio. Lui fa il regista, vedi? Ogni tanto. Al regista. Poi nei tempi liberi mandiamo super sport. Mini spot nei campi. Mini yogurt. Era bellissimo. Oppure quando, si era fatto male un giocatore tutto il tempo la. Ah, è vero. Però dopo aver preparato la partita sembra essere un questo cambio è un 3 contro 4. Giallo! Se gli dai il giallo, no, non ce l'ho. Giallo. Questo ci sono. No, è quando chiudi qua, la vedi qua nel. Intanto mini o la vedi qua o la vedi qua. Sì, esatto, quando c'è il gioco fermo. Vedi lui. Il regista, eh. No, non l'hai visto, iniziato da Flexo. Acerbo. Acerbo. U2. Pistole. Lazzari. Mi sa che questa partita l'ho data tutto il primo tempo, il secondo tempo no. Okay. Perché mi sono dimenticato di dare il tasto live, me ne sono accorto dopo. Vabbè. E adesso è live. Vedi. Ma si vede così poco zoomato? Cioè poi. No, ma perché se tu la vedi qua è più grande. Esatto. Sì, se tu la vedi, più è grande lo schermo, più è grande. Non si può zoomare una volta. Sì.
Sì. E ora devi mettere il piccolo. Calma, c'è ancora un giocatore a terra. Recupero, signori, che andrà segnalato. Tempo addizionale. Il vascillo era tra i Bravo. Il tipo quella grande è un po' la pubblicità. Sì. Sì. Per gli spettatori che ci sono. 5 gli uomini a saltare. Contro si mezzo. Non è buono. Mano. Rigore. No, punizione. Mano. Di punizione da posizione. Da lì. Era rigore. Si è vista subito. Dopo andare in play sarà da lì. Sì, andiamo al bar di coach. Cosa ci dici? Rivediamola. No, non ho visto. Rivediamola. Non ho visto. Intanto c'è. Secondo me perché la mano sembrava evidente al corpo. E adesso lì. Arrivano degli uomini e dei guarda fare videochiamata. Tanto ricordiamo di iscriverci al canale. Tutti i canali avanti 6100. Ci vuole 5. Bravo, vedi, lui è 5 uomini in barriera. Più 3 del Cagliari diventano 8. Sono 10 in barriera. Allora, come la tiri quella punizione? Ecco la barriera. Devi alzarlo il pallone, vedi? È la posizione, ma la che si alza. Ecco Cagliari. Devi alzarlo, ma devi centrarlo poco, chiaro. No, l'ha alzato bene, ma non ha tirato in porta. Il mio lungo. Ma era anche alto, oltre che fuori. No, forse era dentro, ma era alto. Sono due tempi da qua. Siamo precisamente a 60. Mancano 20 minuti. 2:20. Il lancio lungo era molto corto. La palla, preciso. Numero 13, il mio entrato. Magari che sembra essere come il codice io. Magari che sembra essere molto tecnico. Nel primo tempo non si può essere vista. Gran recupero del capitano. Verticale. 29, velocità. 1-4. La tiene. Lo brucia. Vai. 9. Sfiora il raddoppio. Non è finita, ecco il cross. Prova a tirare ancora. Attenzione, non è finita. Buttati. Prova il tiro, deviato. Calcio d'angolo. Atalanta che vuole chiudere la partita, ma non riesce. E lui mi mette. Videochiamata. Io sto cercando il maker. Io sono il telecronista. Calcio d'angolo, sono in 5 gli uomini a saltare e adesso diventano 4. Colpo di testa di Francesca a schiacciare per questa palla, rimessa da finire in testa. Cagliari riparte velocemente, palla lunga. Ma quel rigore parato ci sono ancora più. Cagliari sembra essere in affanno. Fallo ingegno da parte del Marco. Ma lì dai cartellini. Poteva evitare. Era da cartellino? Lì no. È un fallo senza. Danno l'effetto a sorpresa. Prova a tirare. Palla che finisce. Certo, i piedi. Ma questa non è un atto che è buttato, non si può vendere. Questa non si può vendere. Sì. Non è un atto che no. È superiore del Cagliari. Ma che italiano ha imparato molto superiore del Cagliari. Che però dopo si è fatto perdonare con la parata del rigore. Del Cagliari. Molto superiore del Cagliari. Superiore del Cagliari. Cioè, come si dice? Non precisissimo. Però molto bene, ma la perdi. Vediamo
sistema con il 4-3-3. Atalanta che cerca il secondo gol, ma non molto buono, non è carriere coach. Che commenti su Vai l'Atalanta adesso. Sorpresa che mi avete fatto. Quando finiamo la scuola veniamo con lei in ogni mia trasmissione, così poi lo sto cercando, mi allontanano da tutti i campi, poi infatti si viene il lo scriviamo sotto le live, è vero, di darci su, no gli scriviamo dov'è e vabbè. Ma un torneo a più partite. Dai, buttala dentro. Ci possa prendere una cassina, una per tenere l'altra. Facciamo uno spunto. Però voi avete giocato con la Giana quel torneo lì, o no? Sì. Ah, ecco. No, però dai, sono così suonato. Vedi che in due si lavora meglio. Hai vinto, guarda lì. Adesso è un'impresa, è una botta morale, non è finita, siamo al 70esimo.
vedi che pubblicità che mi fa? Il miglior canale del calcio giovanile. Il prossimo acquisto è una scatoletta nuova. Ma no, guarda, che regge. Saluti da casa. Grazie mille. Vedi quante volte sono andati sul fondo, ha messo il pallone indietro. Una volta gli è andato in strada, vede che ne ha di più del Cagliari. Tutto preparato, Cagliari. Non ha fatto neanche un giro. Cagliari è il non è abituato a questa intensità. Dai, io voglio sfigare il 3. Prova ad andare a vedere l'ultimo commento di questa partita. YouTube. Uno ha scritto non capisci niente di calcio. Ah, l'ho letto anch'io. L'hai letto? Che persone. Quando sono con Ma io non ho mai detto che capisco di calcio. Sono telefonato io 2-0. Ce l'hai? Suona sempre quella campanella lì, Forza mia. Pronto? Ciao. Pronto? Sì. Ciao Mingo, sto guardando una partita, ti chiamo fra un quarto d'ora, Ci sentiamo dopo, Mingo. Ciao. Dopo una specie di chiamata. Ma qual è la partita? La nostra. Ci sarà. C'è scritto nei commenti fortissimi. Ma i rigori cosa vuole dire? Brutto intervento scomposto sul numero 10 dell'Atalanta. Si è fatto male? Tanto ripartiamo, altro infortunio. Quando ricordiamo che manca precisamente siamo a 74 6 minuti per l'eventuale recupero. Bravo. Dopo ci dovremo separare. Si rialza il numero 10. No, è il 10. Autore del primo gol. Una papera del portiere che ha sbloccato il risultato. Messa di
il direttore deve tornare. Deve rientrare prima possibile. Ricordiamo che con la sua Fiat Cubo tornerà. Io gestisco la però voi per stare sempre informati iscrivetevi, attivate la campanella. Tiro insidioso. Abbiamo già raggiunto il minuto 76. Dove avviene il cambio? Il numero 1. Ormai è una partita che si sta... Partita portiere che non è... Non è stato... Stiamo... Vedete, con il numero 12, mancano 3 minuti. Sì, 3. Il recupero com'è? Devo mettere on e mettere il tempo. Cioè. Dove sono? Sta guardando il tipo. Sta guardando sono sul le tele. 11 giorni. Fra un po' mi metteranno in carcere. I soldi no, l'ha fatto tranne per le pubblicità le pubblicità perché lui produce yogurt e quindi lo sponsorizzano le produzioni di yogurt nelle sono un imprenditore cos'è il massimo che ha donato 8.000 euro ma non puoi donare sì. Allora ti do ma lo prendete lo yogurt o no? Io lo prendo sì, dove l'avete preso? Ma che mule Che mule? No, che marca devo prendere? Bio. Esatto, bio. Natura sì. Kefir. Natura sì. E lo produce tutto. Auchan, Iperco. Ah, Natura Conan. Sì, ci vado. Unes. Alessia Lunga c'è. No, Alessia Lunga no. Lui abita a io abito Alessia Lunga. Alessia Lunga di Pioltello. Andate a comprare alta qualità prodotti, ricordiamo. Mi raccomando, venite ad abitare a Cernusco. È un paese di lavi. Non andate a Cernusco. Popoliamo questo. Molto poco. È un paese di lavi. Venite a Masato. Com'è che si chiama lo yogurt? Yogurt kefir. Kefir. Lo devo dire a mia mamma. Cosa vuol dire kefir? Kefir vuol dire latte. Benessere. Che lingua è? Che lingua è? Tedesco. No. Olandese. No. Albanese. Inglese. Cos'è? Rumeno. Kefir. Romaniano. Armeno. Rumeno? Armenio. No, è... 3-0. Io ci spero nel 3-0 che devo segnare qua. Siamo entrati nell'ultimo giro di orologio. Brutto errore qua. Attenzione, qua il cartellino. È da ammonire qua. Arriva il cambio. Arriva il cambio. Esce anche il portiere dall'altra parte. Dopo una brutta papera. Ma dopo un rigore parato, alti e bassi, partita da 6. Ricordiamoci che è passato ai rigori il Cagliari e quindi il portiere ha fatto una battuta. Perché di solito no. Il Cagliari è passato ai rigori proprio perché il portiere è parato. Ha fatto una battuta. Sì, è stato un tiro che gli è sfuggito, però no, forte, ecco il portiere lì. Vediamo l'arbitro quanto darà di recupero. No, questo che è entrato no, l'altro. Questo non ha giocato. Guardate l'arbitro che non vuoi dare un recupero a caso. Ma il Cagliari ha due giocatori che sono usciti infortunati nella semifinale. Quindi gli mancano due giocatori che nella semifinale gli avevano. Quanto ha dato di recupero? Beh, ma ormai la partita non ha più storia. Beh, io metto Oni. Che voleva dare il recupero lui
ormai siamo nel un minuto di recupero, già siamo nel secondo. Due ne ha dati. E dopo lo sposti a tre, dopo. Calma, attenzione. Al minuto ottantesimo più recupero. Problemi tecnici. I nostri amici della Tritium che hanno vinto il torneo esordienti battendo in finale il Brusa Porto per 2-0. Autori delle reti Modica e Ronzoni qua su cross di Sirgio. Intanto arrivano delle tifose, quindi dei, diciamo, vecchi, ma non sono vecchi, vecchi amici, perché vecchie conoscenze al torneo di Sesto San Giovanni, che giocavano con la Giana Erminio, dove c'è stato l'incontro con i, invece in questo torneo hanno giocato con la Tritium di Trezzo d'Adda, giusto? Siamo a 3 di recupero. Se vince 1-0 pareggio, anche se passa la Tritium, la Tritium si gioca lo spareggio per, perché è arrivata a seconda. Sì. Io, la partita sta per terminare. Finisce a Tibucco! Atalanta è vincitrice! Non andare, ma... E la partita è giunta al termine, tanti saluti a casa, qui in compagnia da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, alla prossima! Arrivederci! Grazie, ciao! Ciao! Risultano